qui usciamo dalle polemiche e diciamo che la parolaccia può anche non essere detta, ma può essere fatta, nel senso che in un posto che non potrebbe essere più perfetto, vicino a Manduria, con una costa che ha l'acqua sempre tersa e sempre chiara, qui vicino, nel comune di Manduria, tra Belsito e Urmo, sembra che l'amministrazione voglia fare un depuratore che in realtà, più che depurare, sporca. E siccome questo è un luogo intatto, nulla è più importante che lasciare le cose intatte. E allora qui voglio dirvi che dobbiamo salvare l'Italia, salvare la sua bellezza e il suo paesaggio, e si combatte per le paleoliche e si combatte per i depuratori. Per cui dico al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che chiamerò fra un attimo, che si informi su quello che sta capitando a Manduria, per evitare che un posto perfetto sia perduto. E la parolaccia non è in quello che io non dico, ma che direi volentieri, ma in quello che viene pensato da menti ottenebrate che invece di essere felici di vivere in paradiso vogliono trasformarlo in un inferno. Siano maledetti, se l'inferno c'è, ci vadano loro.